elettronica, Radio Classica, @classica.it per le vostre email, sito internet www.radioclassica.fm, poi digitate www.facebook.com/radioclassicaofficial e potete mettere mi piace per stare connessi al mondo di Radio Classica. Tra l'altro sul nostro Facebook trovate tutti gli annunci, i disannunci, i podcast delle nostre puntate, anche questo dedicato alla Harley Davidson 48 che noi dell'Atlante stiamo provando per voi. E sì, per voi. Allora, Giamma, le tue coordinate? Travelnews.it per tutte le notizie di viaggio e per le prossime partenze. Ancora la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/thetravelnews.it. Mettete un bel mi piace. Fantastic. Allora, siamo sempre in Toscana, siamo sull'Isola d'Elba, a cavallo della nostra 48, questa Sportster Harley Davidson che ci sta veramente convincendo. Ecco, però dove siamo esattamente? La parte più scenografica, perché noi sbarchiamo a Portoferraio e subito lì siamo colpiti dalla bellezza della spiaggia delle Ghiaie. È irresistibile anche se è fatta solo di sassi piuttosto grandi, bianchi, ma il colore del mare attira veramente con la voglia di fare un gran bel bagno. Quindi se volete farvi un bel bagno, spiaggia delle Ghiaie, e poi si parte verso la costa occidentale, perché il tour verso questa costa, che è la più selvaggia, davvero regala delle grandi emozioni. In particolare si tratta del tratto di costa che da Marciana a Marina scende poi fino a Campo nell'Elba, quindi la costa occidentale è quella che guarda la Corsica. Ed è bello farla la mattina presto, ma prestissimo, dove non c'è nessuno in giro, dove nessuno ha ancora fatto colazione, per due cose. Uno, perché sei tu da solo con la tua Harley e chilometri d'asfalto, e poi perché puoi ammirare il sole che nasce.